Buongiorno e buon lunedì! Ci siamo lasciati al mare e abbiamo ritrovato la montagna. Mi sono svegliata presto, ho già fatto un po' di pulizie. Un po' di pulizie, semplicemente il bagno, la lavanderia e adesso la camera. Pulizie che ho tagliato molto, non ho filmato tutto perché ho fatto proprio le stanze a fondo, perché diciamo che ne avevano un po' bisogno. Sono all'incirca le 8 e mezza. Io, cioè, praticamente ci ho impiegato 2 ore a pulire il bagno, la lavanderia e la camera. Però sono contenta perché li ho fatti un pochettino a fondo, ho spolverato anche dentro gli armadi, ho girato il materasso. Allora, andiamo per ordine. La primissima cosa, la TAC è andata bene, sono pulita, non vi è traccia di malattia. C'è un piccolo nodulino al fegato, ma 99,9% dovrebbe essere di forma angiomatosa, quindi mi hanno detto che è sicuramente e certamente benigno, ma adesso andremo a fare degli approfondimenti. Un pochettino meno per quanto riguarda le gambe e le anche e la schiena. E anche lì l'oncologo preferisce fare approfondire un pochettino. Vi ricordate la storia dell'attacco? Alla fine non me l'hanno fatta anche alla schiena. L'oncologo per escludere tutto mi ha detto: Erika, stai tranquilla, stiamo tranquilli, però insomma, quindi adesso andiamo a fare la mock, andiamo a fare un'altra. No, non devo fare la TAC, devo fare la PET, mi ha prescritto, sperando di riuscire a farla. Così stiamo tranquilli. Il seno a posto, la mammografia a posto, i marker tumorali sono dentro i range, quindi è tutto a posto. E questa è davvero una notizia meravigliosa per me, per mia moglie, per tutta la mia famiglia e sicuramente anche per voi che ci siete e mi volete bene e mi chiedete sempre come sto. Seconda cosa, la festa dei bambini è andata benissimo, benissimo, io ero bellissima, avevo iniziato anche a filmare, ma poi non ce l'ho fatta perché eravamo davvero in tanti, eravamo in 60 e quindi non abbiamo neanche finito di decorare tutto, tutta la sala, perché nonostante noi eravamo lì alla sala già dal mattino, gonfiare non so quanti palloncini c'erano, ci ha portato via davvero troppo troppo tempo, al punto che abbiamo fatto un arco solo nel tavolo del bambino piccolo di 1 anno, nell'altro tavolo di mio nipote, quello più grande, non siamo riusciti a fare l'arco e a finire le decorazioni, però insomma è andata davvero bene, i bambini erano contenti, gli invitati erano contenti, vabbè, Leo ha capito poco perché avendo 1 anno, anzi secondo me era anche disturbato dalla musica e tutte le persone che c'erano, però è andato tutto bene. Io qua sto continuando a fare lavatrici e sto utilizzando questo detersivo qui che mi ha dato mia zia. Mi ha detto: Erika, provalo che se poi ti trovi bene e ti piace te ne prendo altri. Anche perché mi ha detto che paga 2 fustini a 5 euro, quindi 2,50 l'uno. E direi che come prezzo 33 lavaggi è igienizzante, è a base di estratti vegetali, va bene sia per i bianchi che per i colorati. Contiene anche dello sgrassatore, va bene sia a mano che alla lavatrice e in più ha già anche l'ammorbidente. Praticamente tutto in uno. Io per ora ho provato a lavare solo i colorati. No, cosa dico? Bugia, ho lavato i bianchi ieri. Devo controllare bene il camice perché lo steso non l'ho controllato e non l'ho pretrattato. Ma direi che mi sembra. Non lo so, dopo lo controllo bene alla luce. Funziona bene, i capi si rimangono morbidi e ha un profumo però fortissimo, che forse molto probabilmente la maggior parte di voi piacerà perché è proprio persistente, si sente in tutta la casa, è davvero davvero molto forte. A me dà un pochettino fastidio in realtà al naso e agli occhi, ma perché sapete che io soffro di allergia e sono allergica praticamente alla qualunque. Però devo dire che insomma, 2 fustini per 5 euro, 33, quindi sono 66 lavaggi, è buono e devo dire che sta lavando anche bene. Ecco, mi ero dimenticata che avevo fatto i bianchi ieri. Va bene, io vado avanti, finisco almeno qua la camera e poi ci aggiorniamo nella cucina dove è letteralmente scoppiata una bomba.
prima cosa che ho fatto è stata quella di lavare il balcone e poi adesso faccio un attimino ambientare la piantina che poi starà fuori sul balcone. Questa è la ruta, una pianta piena di proprietà anche curative. Devo solo poi leggere bene gli utilizzi, comunque sia si usa per i dolori di stomaco, i dolori mestruali, devo solo capire poi in che dosi, come, quando e se si fanno dei decotti oppure se bisogna fare una crema piuttosto che non lo so. Ed è anche una pianta, per chi è scaramantico, che veniva utilizzata nell'antichità per andare a allontanare il malocchio, gli spiriti malvagi o le streghe, ed è una pianta che va tenuta fuori. Rieccomi. In realtà sono le 11, a me sembrano tipo già le 3 del pomeriggio. E ho fatto poco più rispetto a quello di 2 ore fa, quindi ho finito la camera, ho cambiato anche il tappeto, ho steso 2 lavatrici nel frattempo. E ieri avevo comprato dei vasi per mettere 2 vasi piccolini fuori al balcone, semplicemente per piantare il basilico e il prezzemolo. Quindi per intenderci 2 vasi così che avevo messo là sotto, uno di qua e uno di qua. Ho chiuso un attimo la zanzariera perché ci sono le vespe e in mezzo avevo messo appunto la ruta, ma quello che è successo è che è arrivata una folata di vento fortissima e c'era già il fornetto fuori con la torta salata dentro, ha buttato giù il forno, ha spaccato un vaso e il fornetto si è disintegrato. E morale della favola, sono rimasta senza forno, adesso lo riacquisterò. Però vabbè, fa niente, l'importante è che non è caduto sotto e che non abbia beccato nessuno in testa, perché mi è caduto proprio sul, meno male, all'interno del balcone, ha spaccato il vaso, meno male che non c'erano dentro le piantine, meno male che non ha preso la ruta. E, per il resto io ho fatto la parte di là. La camera è ufficialmente finita, devo solo poi tirare fuori le altre 2 coperte rosa, lì c'è la tenda che devo mettere in cucina, ma casomai lo farà Mile. Io ho fatto appunto le grandi pulizie qua in cucina, però le farò domani perché sono le 11 e non tanto quanto per preparare pranzo, perché nel frattempo mi sono portata un pochettino avanti, ho già preparato dei contorni, ma perché sono davvero stanca, penso che oggi pomeriggio per me diventa lungo lavorare, tanto insomma nessuno mi corre dietro. E domani, che è un nuovo giorno, dopo lo yoga con calma riprenderò la pulizia e un pochettino anche l'organizzazione degli spazi della cucina, perché le cose sono messe un pochettino a casaccia. Per il pranzo appunto è tutto pronto, c'è della pasta, c'è la pasta da fare, ho fatto già del passato di verdura, allora ho fatto come contorno, qua c'è un peperone, una melanzana e 3 zucchine che le ho fatte andare nel forno con una teglia, semplicemente con un filo d'olio, sale e un goccettino di acqua. Poi ho preparato il passato di verdura, dov'è? Qui. Per questa sera, per pranzo mangeremo una di queste paste qua, farò scegliere a Mille quale, perché sono andata all'MD anche che non ho filmato e ho preso giusto un po' di cose, non guardare il caos, devo sistemare anche qua, insomma c'è un po' tutto da sistemare ancora. Ho preso l'insalata, lo spinacino, che è una delle mie preferite, ho preso il passato, il minestrone surgelato che l'ho già fatto passato, scamorza e pesto, 3 pacchi di pasta, quindi paccheri, fusilli avellinesi e non lo so, i fusilli napoletani, una confezione di mozzarelle, un grana e poi cos'altro ho preso? Un cetriolo, no, questi no, c'erano già, li ha presi Mille non so dove. Qua abbiamo ancora delle bottiglie aperte di prosecco, qua c'è un prosecco aperto ma lo tengo per cucinare perché non è stato bevuto tutto, 2 finocchi, patate e la cosa della pizza. E mi sembra basta.
Non dovrei. Carta igienica, Scottex. E basta. Per pranzo quindi credo che ci mangeremo un piatto di pasta, un pochettino di verdura come contorno, per questa sera il passato di verdura e poi domani un altro giorno si vedrà. Mi dispiace che ho buttato tutta la torta salata, quindi perché poi avevo comprato quindi anche la confezione di spinaci, quindi ho buttato praticamente la pasta sfoglia, la confezione di spinaci. E la ricotta che erano quelli che erano dentro la torta salata che è caduta con tutto il forno. Mi spiace più per il mangiare, mi spiace anche per il forno. Nel frattempo me lo sono già ordinato, dovrebbe arrivare nel giro di 4 giorni. Ordinarlo non so perché non mi dava subito aggiungere al carrello, ma mi dava varie opzioni di acquisto. Non riesco a capire come mai questa cosa. E poi Amazon insisteva perché mi diceva: l'hai già ordinato, l'hai già preso, l'hai già acquistato nel 2023. Ma beh, se ne voglio riprendere un altro. Quindi, nel frattempo, poi che non ho filmato, in preda alla disperazione e al nervoso, ho pulito tutto e sono andata a mettere tutto fuori, dividendo. Poi, così mentre vado al lavoro, passo all'isola ecologica a smaltire quello che è il fornetto, perché tanto per aggiustarlo ci vanno 70-80 euro. Faccio prima a ricomprarmelo. Bello uscire dal lavoro che è ancora chiaro. Mamma mia, che occhiaia che ho! Ma queste occhiaie che ho, ma ce le avevo anche questa mattina, a casa non si vedeva. Non dormi, c'è qualcuno che dorme con te che è russa, per diglielo. Chi è che è russa che non ti fa dormire, amore? Perché quando io poi mi alzo inizi la motosega, tu Sì, non vuoi cambi, praticamente lei si amore. alza, infatti adesso sto dormendo di più, cioè fino a più tardi, prima alle 3:30, 4, ero sveglia, adesso fino alle 6, 6:30 dormo. Ah, Mi vabbè, nel devi dire. frattempo, da quando sono tornata ho provato a dormire in camera, o meglio, quello che stiamo facendo è che mi addormento in camera, poi o per un motivo o per un altro, comunque sia, vado poi alla fine sul divano, anche perché lì non mi gonfio. A proposito di gonfiamento, Non è che neanche la... non è neanche la vernice, No. perché quella vernice lì c'è sempre stata in camera, non, poi comunque si è traspirante, antimuffa. È tutto. Infatti l'avevo già, ti ricordi che te l'avevo già Sì. detto. Più le travi, non sono neanche quelle, perché il trattamento è stato fatto quando io, quindi 15 anni fa, ero entrata già in quella casa. Quindi non è neanche quello. Oh, non si sa, non si sa. Piante non ne abbiamo. O è il tappeto? Ma il tappeto anche l'avevo tolto. L'avevamo tolto, vedi? Sì. Cioè, le ho provate praticamente tutte. Piante non abbiamo perché le ho messe tutte finte apposta. Adesso no, c'è quella lì vera. Il vaso morto di questa mattina, nuovo, appena riempito con la terra, vaso nuovo buttato. Tu cosa hai fatto? Pazienza in niente. Non è che non ho No, pazienza, allora. Aspetta. ci sono rimasta malissimo questa mattina, cioè il fornetto fuori, la Ma torta salata ascoltami, dentro. ma tu a che ora hai messo un fornetto fuori? Il fornetto si 11 e mette. mezza, 11 e mezza, non so che ora era. Era prima. Quando ho messo sulla torta salata a Vabbè. fare, e poi è arrivata la folata di vento, ha buttato No, tutto ma per oggi c'era terra. anche di adosso. Ha buttato Mamma giù mia. i paletti di ferro con i sacchi dei pesi sotto. Pensa a te. C'è ancora. Sì, ma infatti l'avevano detto al TG, folle. Folate di folle, sì. Folle folate di vento. Amore, non fa niente, non te la devi No, prendere. non me la Ho prendo. tutto fatto, tutto aggiustato. Sto facendo traballare, che da strada stanno facendo lavori, in più ci sono tutti i dossi. In più asfaltano, quindi hanno bucato dove devono asfaltare. E comunque sì, l'altro fornetto l'abbiamo già ovviamente ordinato subito. L'altro è già sparito? E No, me l'avevano l'altro. chiesto Ah, a poi. proposito! Infatti, perché stamattina gli dicevo, stavo raccontando che l'altro, ho detto, l'ho messo lì nella borsa, l'ho appoggiato fuori casa, perché ho detto mentre vado a lavoro, lo porto alla discarica. No, io poi, sai che ti ho detto, amo, lo porto io. E nel mentre
così, no? Che qualcuno l'ha ripreso, però non ne vale la pena perché la serpentina sono quasi 70 euro tra serpentina e lavoro. Però è ovvio che magari chi l'ha preso se lo sa aggiustare, sicuro risparmierà. Viene 76 euro, 74 euro nuovo. Allora, Miriam per Territa, due piantine di basilico le ha messe. Lei non molla, io già non avrei messo niente. Ma la domanda è, ho messo il tendone, no? Secondo voi, perché allora a me le piace col tendone, a me no. Cioè, perché tanto alla fine lo lasci sempre chiuso e tra l'altro mi va a coprire, mi fa buio alla piantina, che in realtà questa piantina è da esterno, ma visto il tutto il super vento che c'è, non vorrei che mi morisse con tutto questo vento, perché qua adesso il vento da adesso in poi ci sarà tutti i giorni. Ragazzi, siamo andati in fissa con i citrullini e li abbiamo finiti. Non posso mangiare le olive, a me non mi piace. Uno vale l'altro, però. No, comunque questi ti piacciono di più, questi sono dell'Eurospin. Sì, ma non è che mi piace di più, è che costa meno, il barattolo grande. Comunque sì, è buonissimo perché ha questo aceto di vino. Invece per cena, passato di verdura. Il tuo passato, amore. Poi c'è il passato che ho fatto ieri, ho frullato questa mattina e adesso stiamo facendo la pastina. Ho fatto due piatti. E guarda quanto ne ho fatto, perché ho detto non lo metto tutto se no mia moglie mi dice. È metà, eh? E metà, questo? Ma lo abbiamo per due volte. Sì, anche perché l'ho fatto abbastanza spesso, quindi... Ma sai che... Fame. Amore, ho preso quelle ricottine piccoline. Ma cosa hai preso? Ah, Mila ha ripreso le ricottine. Eh sì, ti ho ripreso questa. Alla Lidl si è andata? Sì. Si è andata. Ha ripreso di nuovo la pasta sfoglia, le ricottine. Tutto in offerta, in realtà. E così rifaccio gli spinaci, così sì, rifacciamo la torta salata. Ha buttato tutto. Ho buttato tutto. Sì. E mi ha collegato il forno grande, anche, così mi ha detto, domani testeremo se salta o non salta la corrente. Se ha fatto un bel lavoro oppure no. Si Vabbè, non accendo il... Farò qualcos'altro nel forno, magari la focaccia, perché accendere il forno grande, in attesa che arrivi. Comunque il forno piccolo. Ti dirò che mi piacciono, perché sono spessi e cremosi. E quelli Eurospin. Formaggini dell'Eurospin. Invece... Ma metti il formaggino dentro il passato di verdura? Perché tu dove lo metti? Ma no, formaggino si mette solo quando facciamo... Ma dimmi quando dove... faccio la pastina col dove formaggino. Dove non ti faccio di età. Niente, mi faccio di età. Le fin del momento, non mi ricordo il titolo, ve lo dico subito, metto in pausa. Questo qua sarebbe. Ed è su Disney. Quindi dobbiamo fare in fretta perché devo guardarlo entro 3 mesi. Per commesso, abbiamo messo Disney solo perché c'era l'offerta, 3 mesi a 1,99. Poi non credo che lo terremo perché in realtà non troviamo niente da guardare che ci piace. Siamo già riusciti a sporcare la tovaglia. Dove? Ecco, no, volevo già dirtelo io oggi quando c'era. Mi sono seduto. Ah no, allora c'era. Vabbè, proverò a rilevarlo. Buon appetito. Ma di chi è sto bambino? Non lo so, amore, non lo so. Madonna, o è andata avanti qualche puntata, non ce ne siamo accorte. Vado, vado. Non ti prenderò certo in braccio, questa è sete, tu sei umido. Ah, questo deve essere il bambino della loro domestica, che non è l'amante di suo marito che l'era fatta arrivare, non lo so, più di 10 giorni, più di 2 settimane che non lo guardo praticamente, da prima che partissi. L'ha preso in braccio. E dopo cena, giusto per non perdere il vizio, che belle queste ciabatte. Soprattutto con le calze. Sì. Non mi ricordo però se le avevo usate per caso per uscire. No, erano qua. Ah, allora le avevo usate per caso. Anzi, adesso te le devo portare su. Sì, perché mi fanno male e non riesco a metterle. Ok. Dopo cena, per tenerci attive, abbiamo pulito. Quindi abbiamo liberato tutto là sotto, che c'era tutto di più, pulito il vetro, la porta interna, la porta esterna e le scale. Adesso do solo ancora una passata. Ancora un altro passato? No, allora. Qua, dove, nel pianerottolo. Adesso il mocio è pulito. Ok. Qua.
Così domani sistemo le ultime cose, ma in realtà è rimasto ben poco perché Mile oggi pomeriggio ha pulito lei. Aspettate che c'è una luce, inizia a essere buio. Oggi pomeriggio si è occupata Mile della dispensa, quindi ha pulito lei la dispensa, ha controllato tutto, riempito i contenitori. Quindi diciamo che mi rimane solo da dare una passatina così, ecco, devo spolverare e poi devo prendermi di forza il coraggio e andare a pulire sopra. Non so quando avrò questa forza e questo coraggio. Va bene. Ragazzi. Amore, questa pianta dove la metti? Non lo so, porto qua sopra. Ma no! Mettiamo lì? Di nuovo qua nelle scale. Porti sopra a fare, le nascondi. E per oggi, per questo video di ritorno a casa, di rientro a casa, è tutto. E infatti l'ho appena detto che devo prendermi di coraggio perché c'è da fare una bella pulizia sopra. Amore, facciamo una cosa. Tu metti via la roba. Sì. E io lavo e tutto, così tu fai il più leggero. Non è proprio il più leggero mettere via la roba, però no, sì. No, allora lo facciamo insieme. Sì, ma tanto non è che lo faccio tutto in un giorno, faccio un po' per volta con calma, anche perché con la scusa portiamo su le scarpe invernali, iniziamo a tirare fuori quelle estive. No, grazie. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto, speriamo di avervi fatto un pochettino di compagnia con questa che è la nostra normale routine. Noi vi mandiamo un abbraccio grande, grazie per la vostra compagnia, quella che farete a me con i commenti, ma comunque sia anche Mile di legge. Un abbraccio grandissimo, ve l'ho già detto, quindi prendetevi due abbracci e se avete piacere noi ci vediamo mercoledì. Era meglio spenta.